succede nulla, non ci deve essere nessun casino. E quindi che cos'è sta roba? E quindi sigla. Ma Ma che sigla? Sigla di cosa? Perché sigla? non lo so, sigla, è finito il programma. No, ma non è finito, io sento un'altra sigla. Perché sento la sigla di Madre Natura? Mi scusi, perché c'è la sigla di Madre Natura? Cioè, cosa sta succedendo? Non saprei. In teoria ci dovrebbe essere qualcosa adesso, no? Va bene, sì, fratelli e sorelle. Ma che sì, fratelli e sorelle. E anche cugini e cugine, ma che scusi, vi che do il benvenuto in nuova rubrica sì? E dell'Universal Show. che cos'è? Ascolta, si fa sera. Oh Cristo, ma perché? No, perché? Ma come? Ma l'avevamo chiusa quando c'era pasto, ma perché torniamo ancora lì? Perché poi lei non è nemmeno un prete. Come fa a essere un prete lei? Mi scusi. Oggi tutti siamo preti. Ah, ecco, ah, beh, Lei non sta seguendo la riforma voluta da colui che ci guida. c'è chi? Mi scusi. C'è Lui, Gesù. l'argentino, l'incredibile, il nostro grande Papa Ah, Papa Francesco. Francisco. Ah, pensavo Renzi, non capivo. No, non comincio a bestemmiare. Non bestemmio, Va per bene, carità. scusatemi, c'è un'interferenza, c'è un cimino di interferenza. Ma no, io sono sempre qua. Ripartiamo a capo, cari fratelli e sorelle, cari cugini e cugine. Ci scusiamo con i nonni e le nonne se non li abbiamo citati, lo faremo la prossima volta con Vabbè, fa tempo niente. Fa niente. Durante questa meraviglioso spazio Sì. che ci è concesso in questo stolto programma, Sì. risponderemo ad alcune lettere che ci giungono in redazione. Ah, bene, E Don Renato bene. Dove sarà lieto di commentarle con voi. è andato? Ah, benissimo. Tale una lettera che è arrivata questa settimana, ne abbiamo scelta una. Per forza è una, grazie al cazzo, grazie al cavolo, cioè nel senso. Scusi, gli accordi erano che lei taceva. Vabbè, mi scusi, vada avanti. Mi perdoni. Vada. Allora, l'una lettera che abbiamo scelto tra l'una arrivata è di un carissimo e devoto amico, Sì. Alfio. Ah, sì. Io vi leggo testualmente la lettera, Sì. che inizia così. Egregio Don Renato, grazie. Sono Alfio. Vabbè, la cosa non è rilevante. Vabbè, l'ho detto prima. Un devoto credente cristiano, nonché ufficiale di polizia. Ah. Ah, beh, questo è interessante, sempre, può tornare sempre utile. Certo. No, scusate, c'è Giovanna la Perpetua che si emoziona, ma non è un ufficiale di polizia, non fa il polizia. È un ufficiale di polizia. Ah, polizia, È un po' sorda e anche ma fastidiosa. perché? Ma poverina, ma mi scusi. La ragione per cui le scrivo, dietro suggerimento di un collega che conosce da tempo la sua trasmissione. Ah. Ecco, questo è falso perché è la prima volta che andiamo in onda, però. Vabbè, c'era un altro prete prima, adesso. Sì, noi siamo pieni di preti qui. Esatto. Vabbè, andiamo alla ragione per cui ci scrivo, cioè sbattiamo le palle. No, vabbè, ma lei è un prete, non può dire parolacce, Sì, mi ma scusi. sono un prete moderno. No. Allora, la Vabbè, ragione per vabbè. cui ci scrive, leggo testualmente, Sì. è che ho sentito la notizia che un certo personaggio che si fa chiamare nazista dell'Illinois, e questo già dice tutto sul suo livello di civiltà. Certo.
scritto da Cani. Infatti, va bene. Nel corso di un comizio durante il Gay Pride, l'orrenda manifestazione degli omosessuali che ormai imperversa in ogni dove. Certo. A cui però lei, carissimo Alfio, ha partecipato. Se era lì. Infatti, un po' strano, ok. Vabbè, andiamo avanti. Tenutosi lo scorso 18 giugno a Varese. E questo è un po' il problema. Era l'unica lettera scritta il 18 giugno o giù di lì, e il problema per cui arrivano poche devono essere i ritardi delle poste. Se non arriverebbero a centinaia. Certo. Qui continuiamo, virgola, ha bestemmiato. Poi c'è un asterisco, che credo che sia così una forma di censura sulla bestemmia. Può essere. Il nostro Dio. E per questo è stato multato dalla polizia dalla polizia, non polizia municipale di Varese, scusate. Ma poverino! Ma scusi, ma perché lei ha avvicinato una signora che pure solda? Mi scusi, io non capisco. No, perdonateci. Ah, lei fuma pure mentre legge la lettera. È uno spinello, vero? Ma d'accordo, guardi, Don Cimino, lei è un frate? Come, scusi? Lei è un frate? No, io sono una persona normale, un credente. Ah, lei è un credente? Sì, sono un credente. Come Alfio, mi piace questa cosa, lei è proprio come Alfio, gli assomiglia anche. Come fa a saperlo, scusi? Va bene, andiamo avanti. Ebbene, la sanzione combinata con questo individuo... Sì? Bello, qui si vede proprio che è colto. Sì, sì. Alfio deve essere una persona colta che ha fatto almeno la quinta elementare. È stata di appena 100 euro. Addirittura l'hanno montato? Sì, che tra l'altro Alfio con la crisi mi sembra che 100 euro sia una cifra discreta, ma poi commenteremo. Sì. E qui ecco, qui si vede veramente la capacità di Alfio giungere a quello che è la realtà. Cioè? La realtà di questo mondo, di questo paese, di questo pianeta, di questo universo. Sì. Di questo. È possibile che per un tale delitto venga applicata una pena tanto lieve? Addirittura, cioè ha bestemmiato, cioè non mi sembra tanto un delitto assurdo. Lei non è un prete, vero? No, non sono un prete. Non è neanche un credente, vero? Vabbè, credo in Dio, ma non credo nella Chiesa. Lei era al Gay Pride? No, non era al Gay Pride. Malissimo, doveva esserci. Ma come? Ma perché? Comunque, torniamo ad Alfio, per favore. Sì, vada tranquillo. Può essere una così ridicola multa un deterrente efficace per arginare la blasfemia dilagante? Ah, addirittura? Sì, che cosa ne pensa un illuminato? Addirittura la chiama illuminato, è incredibile. Sì, avrà visto che ho acceso la luce. Per certo. In costante comunicazione con nostro Signore Gesù. Cosa vuole che ne pensi? Con 100 euro non faccio nemmeno un interparadisiaco. Vabbè. E la lettera si conclude con un grazie alla sua attenzione. Ecco. Realmente Alfio. È una lettera toccante. Sì, l'ho letta e riletta decine e decine di volte. Ah, benissimo. Senza riuscire a prendere sonno. Ecco perché la vedo un po' con le occhiaie. Pecore invece di leggere queste minchia di lettere. Vabbè, però. Ma scusi, ma lei è un prete. Ma culturale, andiamo avanti. Sì. Carissimo Alfio. Sì. Fratello. Non c'è il cognome, quindi potrebbe essermi fratello, magari il mio babbo. Sì. Aveva un figlio non riconosciuto. Vabbè, ma chi se ne frega, mi scusi. Eh no, perché qui la perpetua ha scritto fratello.
Sì. Io, poi chi sia fratello, ma comunque sicuramente non è figlio unico a questo punto. Sì, può essere, infatti, cioè, sto... Comunque, che zio Alfio, io sono d'accordo appieno con il suo punto di vista. Ah. E anche a me e agli altri illuminati, non sarò l'unico che accende la luce per leggere. Certo. A leggere, la sanzione di una multa di così esiguo importo appare del tutto insufficiente. Ah. Sia riparare il danno causato alla Santa Chiesa, virgola, sia frenare la blasfemia che purtroppo si sta diffondendo, virgola. Certo. Scusate, mi ero distratto un attimo, stavo leggendo la risposta che mi ero preparato alcuni giorni or sono. Ah, ok. Credo che questo sia un segno inequivocabile del cambiamento dei tempi, ma soprattutto delle presenze sataniche della società odierna. Giovanna, stai zitta, minchia! Il personaggio che ha offeso Dio in modo terribile, cioè con un asterisco, sì. Ma terribile. Va bene, asterisco. Ha un nome che noi non diciamo. Gian Pietro Belotti. Ma come? Era scritto così, Cimino, scusi. Ma ho capito! E tra l'altro non è nuovo ad episodi di molestia nei confronti di persone pie e devote. Ah, addirittura. Andiamo bene allora. Giovanna, che cazzo è scritto qui? Ah, come le sentinelle dei piedi. Le sentinelle dei piedi? Sì, non lo so cosa sia. Cazzo, ecco, c'è un altro subito, che sono i tutori della famiglia tradizionale. Ah, ecco. Perché nelle famiglie tradizionali, quando i bambini si tolgono le scarpe a ginnastica, si fanno i piedi, deve essere questo il modo. Beh, certo, certo. Però, torniamo al tema della lettera del carissimo. Sì. Ma Alfio. Secondo te, Alfio, quale potrebbe essere una pena adeguata per far scontare al nazista dell'Illinois la sua bestemmia? Io credo che potremmo fare riferimento alla storia. Per esempio, Jean-François Lefebvre d'Ormesson, chevalier de la Barre. E chi sarebbe? La Barre si scrive con due R, Giovanna. Nel 1765. Non volle togliersi il cappello al passaggio di una processione. Aia. A soli 30 passi da lui. Addirittura. Sì, probabilmente non aveva nemmeno visto la processione. Può essere, sì. Va bene. Sembra inoltre che questo giovanotto, all'epoca aveva 19 anni. 9 anni. Esattamente un tuo coetaneo. Sì, esatto. Oggi lo conosceva, adesso siamo in diretta. Su. Ha anche cantato in compagnia di amici una canzone boccaccesca. Boccaccesca deriva dal boccaccio, un vecchio porco. Ma come? Scusa? Probabilmente blasfema, tra l'altro. Sì, infatti. Ma qui viene la cosa importante. E che è quello che noi chiediamo che torni in auge. Perché all'epoca le autorità religiose di Abbeville lo condannarono all'amputazione della mano destra. Ma come? E sì, con la mano destra si masturbava. Ah, ecco. Al taglio della lingua. Ah, addirittura. E vabbè, non so se... Lei ricorderà sicuramente D'Annunzio che faceva delle cose terribili. Sì, d'accordo, però vabbè, capivo. Però si è tolta la milza, cioè si sbagliava la milza, cioè. Sì. E alla morte sul luogo, sul luogo, come cacchio scrivi Giovanna? Sul luogo a fuoco lento. Ah, ecco. Che sicuramente viene meglio. Eh sì, perché poi sa benissimo. Ovviamente tutto ciò dopo l'applicazione delle torture di rito secondo le consuete procedure dell'Inquisizione. Ah, benissimo. Oggi di purtroppo questi metodi non sono più applicabili. Ah, meno male. I costi del gas, la legna. Vabbè, ma proprio in generale non si possono fare, sono contro natura, cioè nel senso.
Ma questo non vuol dire sia sufficiente una multa di 100 euro. Ah. A questo punto potremmo pensare a una multa di 100.000 euro? Ma come? Ma per una bestemmia? Ma non esiste, mi scusi. Esiste, c'è la crisi e dobbiamo fare cassa. Sì, ho capito, ma non è che la Chiesa non sia povera, cioè nel senso... Chiesa... Ovviamente questa cosa poi sarà tagliata in fase di montaggio, vero? Certo, come no? Poi direi che l'interdizione perpetua dei pubblici uffici... Certo. Andrebbe a un miscredente non dovrebbe poter svolgere mansioni pubbliche. Ma perché? Ma non è vero? Ma sì, su. Perché no? Ma... Beh, e quindi? E alcuni mesi, almeno di penitenza, in un convento di frari francescani sodomiti. Ma come? Ma non esistono! No, dopo chiedo a Giovanna. Sì. Stai zitta! Ma povera Giovanna, mi scusa. Tra l'altro... Ma Giovanna è quella della sala toga o... Brava Giovanna brava, no, non è quella. No, non è lei magari. Lei è qui a fare questa stupida trasmissione per qualche... Ma non lo so, era per chiedere. Ma... Andiamo avanti. Tra l'altro c'è segue qui, preparato da Giovanna, un conteggio. Sì. Lei diceva che 100.000 euro le sembravano tanti. Aspetti che mi è finita la canna. Ma sì, ma non si faccia le canne, mi scusi, ma oddio. Lo so, perché lei non ha visto Giovanna. Ah, ecco, cosa si fa lei? Cosa le si fa canne? Giovanna anche non lei? Non le fa mai. Ah. Allora, diciamo, c'è un conteggio interessante. Sì. Che Giovanna ha fatto le scuole ragioniera. Ah sì? Sì, poi con la crisi è finita a fare la perpetua. Ah vabbè, ne capita purtroppo. Però i 100.000 euro sì? Sono sufficienti per pagare i costi di una messa solenne di riparazione. Bella Madonna! Santuario, il Sacro Monte di Varese. Ah, addirittura. Sì, lei consideri che per fare una messa solenne lì dovremmo perlomeno mettere una linea ad alta velocità per portare i fedeli. Certo, ovvio. E oggi per salire fino al Sacro Monte di Varese fanno un culo della Madonna. Lo so e purtroppo. Infatti non ci va nessuno. Chissà come mai, tra. Poi ci sono da pagare per bende per i chierici. Ah. E lei capisce che già solo Diego della Palma che gli taglia i capelli ai suoi costi. Ma cosa c'entra? Vabbè, e lei ha presente quanto ci costa una chierica di un chierico? Ma ho capito, ma non ha senso, cioè... Anche non prendendone una giovanissima. Ah, ecco. L'età quale sarebbe? Dei chierici o della chierica? E della chierica. Della chierica si varia dai 25 ai 26 anni. Il chierico su. Va bene, andiamo avanti. Fratello. Sì. Versiamo su cose serie. Ah, ecco, ha ragione, ha ragione. Poi c'è la tassa per la curia. Non esiste la tassa. In questo paese tutti mettono le tasse. Sì, ma non c'è la tassa sulla chiesa, mi scusi. C'è. Ma non penso proprio, però. Con un 90% di tangente allo giorno. Ma va bene. Va bene, però. E chiaramente rimane fermo il diritto, secondo me, di ogni e qualsiasi credente, cattolico o meno, a costituirsi parte civile offesa nei confronti del bestemmiatore. Questo credo sia un diritto inoppugnabile. Ah, benissimo, benissimo. Tra l'altro, carissimo Alfio, come ufficiale di polizia, io credo che sia un suo dovere farsi parte dirigente
nel sollecitare gli organi giudiziari affinché eseguino la sanzione. Ah. E soprattutto nell'esortare i suoi colleghi a perseguire con maggior vigore questo genere di delitti. Ah, intendo. Che la benedittanza, che cazzo. Vabbè, ma vabbè, non è che. Gesù la ricopri. Densa e copiosa. Ah, bene, fratelli, sorelle, cugini e cugine, nonni e nonni, suocere e suocere, cugini e consuocere. Si conclude questa prima puntata di Si fa sera, che tra l'altro guardando l'ora si è fatta notte. Sì, infatti, cioè, però, ascolta, si fa notte la prossima volta, però vabbè. Io colgo l'occasione per... Sì. Benedirvi, augurarvi una felice notte. Vi ricordo che potete donare il vostro 8%. No, scusi, è 8 per 1000, non è l'8%, mi scusi. Lei è fermo a prima delle ferie. Ah. Il vostro 8% a Si fa sera. Renato. Sì. Per le piccole cose che servono a mandare avanti questa piccola parrocchia. Ah, ok, perfetto, benissimo. Va bene, arrivederci, padre. Anna che ha il reggicalzo è distrutto. Ah, ma come? E per cambiarlo non abbiamo i soldi per comprargliene uno. Va bene, direi benissimo proprio. Va bene, grazie mille. Sì, con un amen. La pregherei di mandare la sigla. Ecco, benissimo. Arrivederci, padre.